Davanti a quasi 6.000 spettatori, il Lecce fatica più del previsto ad avere ragione del modesto Chieti, club di seconda divisione, la ex C2, nella prima uscita ufficiale della stagione. Al Via del Mare, nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, per almeno mezz'ora prevale la noia. Poi, alla prima palla gol, i giallorossi passano. Bigoni colpisce con un braccio il pallone calciato da Corvia ed è lo stesso numero 9 a trasformare il penalty. Ma il vantaggio dura appena un minuto. Errore in disimpegno di Esposito e Capogna approfitta di un'incertezza in uscita di Benassi per firmare il pareggio. Nella ripresa in campo c'è solo il Lecce. I giallorossi sfiorano ripetutamente il vantaggio. Con Del Vecchio prima, ma il suo tiro è fuori di un soffio. Poi con Gedà, che fallisce da buona posizione. Ed ancora con Falco, che impegna Feola. Ma il 2-1 è nell'aria ed arriva grazie a Capitan Giacomazzi, che raccoglie un perfetto cross del giovane Falco e supera l'estremo difensore abruzzese. Nel finale, poi, ci pensa Gedà a realizzare la rete del definitivo 3-1, che vale la qualificazione. E nel prossimo turno, sabato 18 agosto, il Lecce se la vedrà all'Olimpico con il Torino di Ventura. Un match impegnativo per cercare di comprendere il reale valore di questa squadra.